Siamo in compagnia qui dalla cava dell'Auditorium Parco della Musica in Roma del direttore generale della DIA, il dottor Maurizio Vallone. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei ha già fatto la sua parte di lettura di nomi e quindi l'abbiamo sottratta un momento perché vogliamo commentare con lei questo aspetto culturale fondamentale nella formazione dei ragazzi. Lei qua ha visto i ragazzi di un istituto alberghiero, però noi a volte magari non facciamo subito il collegamento tra il lavoro nero, quello che non si vede, no? In tanti settori si può annidare anche, per esempio, quello della ristorazione. Ma sicuramente l'antimafia vive nelle scuole, vive a contatto con i ragazzi. Non possiamo dare un'idea soltanto dell'aspetto repressivo dell'antimafia, soltanto dell'arresto dei latitanti, dell'arresto dei killer o del sequestro dei patrimoni. Se non comprendiamo l'importanza di portare i giovani dalla nostra parte, se non comprendiamo quanto sia fondamentale far capire ai giovani che non si può essere neutrali in questa battaglia, ma bisogna assolutamente essere schierati dalla parte giusta, e non riusciremo mai a vincere definitivamente questa guerra. Soltanto quando le nuove generazioni sostituiranno quelle che sono ormai assuefatte alla mafia, sono assolutamente ormai rassegnate a un ruolo subalterno nei confronti della criminalità organizzata, soltanto quando riusciremo a convincere queste nuove generazioni che è possibile vivere al di fuori e contro le mafie, a quel punto avremo vinto la nostra battaglia, perché anche le nuove generazioni di mafia non avranno quella forza sul territorio, quella capacità di intimidazione, quella capacità di isolare le persone per bene che ne rendono effettivamente forte. A quel punto le mafie saranno deboli, saranno isolate e sarà molto più facile sconfiggerle anche sul piano militare ed economico. Solo che dal punto di vista culturale, in alcune regioni italiane, specialmente al nord Italia, si è ancora lontani dall'idea che ci sia, che ci possa essere una diffusione che, come hanno dimostrato le inchieste, arriva fin dentro le istituzioni locali con le indagini, perlomeno, no? Allora io le volevo proporre questo servizio di Fabrizio Feo, che riguarda proprio l'infiltrazione al nord, in particolari regioni del nord dove noi non ci pensiamo, ma da anni si registrano questi fenomeni, perché non si passi, diciamo, alla violenza aperta dall'influenza, dal tentativo di pressione politica, da quella economica alla violenza aperta. Fabrizio Feo. Dunque, direttore Maurizio Vallone, allora, abbiamo ascoltato Enzo Ciconte, questo quadro, no, che dipinge della presenza criminale al nord. È un allarme ulteriormente aggravato anche dal fatto che stanno per arrivare tanti soldi e voi stessi avete lanciato un allarme forte su questo, sulla possibilità che proprio, diciamo, le organizzazioni criminali vogliano mettere le mani su questi soldi e che quelle infiltrate in regioni economicamente più avanzate. Ma assolutamente sì. Chi ha ancora una visione della criminalità organizzata come soggetti che viaggiano con la mupara e con la coppola in testa e localizzati in pochi paesi, in poche province d'Italia, ha una visione completamente anacronistica e sbagliata delle mafie. Oggi le mafie sono delle strutture non solo nazionali, ma soprattutto internazionali, proiettate sui mercati globali, che hanno una capacità di agire con strumenti tecnologici sofisticati, tipo le valute elettroniche, o operare sui mercati internazionali ad alto livello con i fondi di investimento mondiali. Oggi si stanno sicuramente attrezzando per cercare di poter raccogliere quanto più possibile dei soldi che arriveranno nelle opere pubbliche dalla comunità europea, ma allo stesso tempo anche noi ci stiamo attrezzando allo stesso modo, stiamo creando dei nuovi strumenti che ci consentiranno una previsione molto maggiore, una sicurezza anticipata rispetto ai tempi normali e che saranno perfettamente compatibili questi strumenti con la necessità di velocizzare gli appalti e far sì che Esatto, proprio tutto questo ciò.
stavo pensando, che cosa succederà, diciamo, nel cambiamento normativo che riguarda il codice degli appalti e il rischio. Speriamo che si realizzino quelle che sono le nostre aspettative di creare strumenti agili che consentano appalti veloci nella realizzazione delle opere nei tempi che ci viene richiesta dalla comunità europea, e allo stesso tempo però saremo in grado di garantire un'assoluta sicurezza e trasparenza di questi appalti, facendo sì che non un solo euro dei soldi che ci arriveranno. Questo è l'applauso, la interrompo perché c'è l'applauso alla fine della lettura dei nomi delle vittime innocenti della mafia, e come vedete vi ricordo ancora una volta che sugli spalti in alto della cavea ci sono i nomi. Ecco, ascoltiamo in diretta dalla piazza i nomi dei bambini. Grazie a tutti, grazie di aver messo il nostro tempo, la nostra energia nel leggere questi nomi, per farli vivere, continuare a farli vivere nella nostra memoria e nel nostro impegno. Un elenco lunghissimo che purtroppo ogni anno si allunga. Voglio ricordare la persona con la quale questo elenco ha iniziato a prendere corpo, Saveria Antiochia, la mamma di Roberto Antiochia, con cui più di 25 anni fa è cominciato questo lavoro minuzioso di tessitura della memoria e di recupero di queste storie spesso dimenticate, abbandonate, da far riemergere per diventare patrimonio collettivo e condiviso. Il 21 marzo è legge dello Stato, lo dobbiamo ricordare, oggi noi celebriamo la 26esima giornata della memoria e dell'impegno, ma ormai da 4 anni questa legge è riconosciuta anche dallo Stato, quindi è diventata un segno rosso nei nostri calendari, ed è per questo che in tutta Italia e anche all'estero ci sono oggi, domani, iniziative come questa, di lettura dei nomi, di ricordo, di deposizioni di fiori, davvero tantissime iniziative che vi invitiamo anche a seguire attraverso le nostre pagine social, proprio perché è un modo per farci prossimi in un momento in cui la vicinanza ci è impedita. Prima di lasciare la parola a Don Luigi Ciotti, il presidente di Libera, voglio ricordare le collaborazioni istituzionali e non con cui questa giornata ha preso forma e che sono collaborazioni con le quali noi ogni anno ci accompagniamo. Innanzitutto l'alto patronato della presidenza. Dottor Vallone, lo ringrazio per essere stato con noi e ci apprestiamo ad ascoltare le parole del fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti.